Salve a tutti, oggi faremo un'operazione per rimuovere la pasta termica perché è un computer vecchio e si surriscalda facilmente e per tenerlo freddo bisogna installare per forza delle ventole perché altrimenti il sistema va in protezione e il computer si spegne per evitare che si fonda il chip. Quindi la prima operazione da fare è rimuovere la corrente elettrica. Giriamo il computer e iniziamo l'operazione di smontaggio delle varie parti. Rimuoviamo la batteria. Qui abbiamo la ventola, qui abbiamo il nostro processore. Adesso andiamo a rimuovere prima la ventola. Ora tocca al processore. Ormai la pasta termica è secchissima, quindi dobbiamo rimuoverla. Per rimuoverla su Amazon ho ordinato dei prodotti. Allora, sono due prodotti per rimuovere materiale termico. Quindi per rimuovere la pasta termica useremo prima il prodotto numero 1 per poter scioglierlo, prodotto numero 2 per pulirlo, la pasta termica nuova. Quindi dobbiamo applicare prima sul processore e sulla piastrina del raffreddamento questo prodotto. Bene, lasciamo agire il prodotto, ci vediamo tra 5 minuti. Bene, proviamo a vedere se viene via. Ho preso dei dischetti struccanti. Stessa operazione la facciamo sulla piastrina del vento. Vedete la pasta termica che viene via.
Per terminare, useremo questa seconda soluzione per la pulizia di rifinitura della superficie. Utilizziamo dei dischetti belli puliti. Ora sembrano nuovi, nuovi, nuovi. Da grigio è diventato color rame. E anche il processore ci si può specchiare dentro. Ora dobbiamo andare ad applicare una goccia di pasta termica. Quindi adesso andremo ad applicare lo strato di pasta termica qui sul processore. La quantità deve essere piccola, in questo caso meno di un chicco di riso perché la superficie è proprio piccolissima di questo processore. Adesso la piastrina di metallo deve aderire su questo chicchino di riso di pasta termica. Inseriamo le viti. Adesso le lascio larghissime, le inserisco a croce le viti. Bene, adesso andiamo a stringere più forte a croce. Non esageriamo con la forza per non rompere la filettatura. Ecco fatto, abbiamo applicato lo strato di pasta termica. Agganciamo il connettore della ventola. E richiudiamo il tutto.